Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con una polpetta in braccio. Questo sarà l'ennesimo video ricchissimo dedicato agli sconti su Nintendo Switch. Infatti è passato poco tempo dall'ultimo episodio di questa serie, ma per il nuovo anno Nintendo ha fatto partire un'ulteriore ondata di offerte che ha tanti titoli interessanti al suo interno. E visto che i saldi di Capodanno termineranno il 14 gennaio, oggi è il 10, ci tenevo a far uscire questo video in tempo utile per aiutarvi a decidere in extremis se acquistare qualcosa o meno. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto dateci i soldi. Un grazie gigantesco a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Come al solito c'è da fare una premessa: cos'è Deku Deals e perché va utilizzato quando ci sono da fare ricerche di questo tipo? Se già conoscete l'antifona potete direttamente skippare al prossimo capitoletto diviso dai timestamp, altrimenti. Cos'è Deku Deals? Deku Deals è una piattaforma potentissima che permette di scandagliare in modo semplice ed efficace il Nintendo eShop. La sua funzione principale è quella di scoprire lo storico dei prezzi di ogni singolo titolo in modo da capire se l'offerta corrente è effettivamente conveniente o meno, vedendo quante volte è stato scontato il gioco precedentemente e soprattutto se l'offerta attuale è veramente conveniente rispetto alle altre. Oltre a questo però, Deku Deals offre anche in modo molto immediato e chiaro una serie di informazioni che aiutano tantissimo nel decidere se l'acquisto può fare al caso nostro o meno. Qua sulla parte sinistra della pagina potete notare infatti una sorta di scheda riassuntiva che dà tutte le informazioni più importanti su ogni gioco, per esempio quanti giocatori supporta il titolo, chi è lo sviluppatore, qual è la media Metacritic, quanto pesa il download, quanto ci si mette a terminare il gioco e soprattutto, un fattore che so per molti di voi essere fondamentale, quali lingue sono supportate al suo interno e soprattutto se c'è l'italiano o meno, perché molti di voi ancora colpevolmente non parlano inglese. Questa cosa è gravissima. Quindi in questo video, come al solito, utilizzeremo Deku Deals in un modo molto semplice. Andremo nella categoria Hottest Deals, ovvero gli affari caldi, quelli del momento, e filtreremo per offerte digitali, quindi relative all'eShop e non Amazon, e filtreremo ulteriormente andando a prendere il new lowest price, ovvero i prezzi più bassi di sempre, evitando quindi di andare a prendere in considerazione offerte che si sono già viste e di cui magari vi ho già parlato nei precedenti video. Quindi sono solo 6 pagine, io un po' già mi sono studiato il catalogo, direi di partire e cercherò insomma di darvi quanto più possibile una panoramica su tutti questi sconti, però ci sono tanti giochi che non conosco, magari qualche offerta di cui mi dimenticherò di parlarvi, quindi comunque come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono delle segnalazioni che secondo voi vanno fatte e titoli che vanno presi in considerazione al prezzo a cui sono offerti adesso. Iniziamo subito con Doom, storico FPS, e qui in realtà non è proprio il primo Doom, quello storico, che ha creato il genere, ma più che altro il reboot del 2016, ha un prezzo stracompetitivo, 7,99, e se non sbaglio in prima pagina c'è anche, no, forse non è in prima pagina, però c'è anche Doom Eternal, che sarebbe il Doom 2 di questa nuova saga di reboot, e ha un prezzo anch'esso abbastanza competitivo, mi sembra 9,99. Come potete vedere il gioco spesso finisce in sconto, però io mi sento di consigliarvelo se non l'avete giocato, anche perché questo Doom poi ha delle influenze da Metroidvania stra interessanti, poi io da amante del genere insomma le apprezzo sempre tanto, e mi ricordo che quando ci ho giocato per la prima volta, e pensate l'ho giocato proprio su Switch, ho pensato che certi passaggi mi ricordavano proprio Metroid Prime. E il secondo forse perde un po' questo aspetto da Metroidvania, diventa più un platform puro con delle sequenze platform ancora più estese, ancora più importanti, per molti non proprio straconvincenti, però io mi ci sono divertito parecchio anche con Doom Eternal. Quello che vi posso dire però, prendete bene in considerazione se giocare un FPS su Switch fa il caso vostro o meno, perché giocarlo in portabilità, io nel 2017 ci sono riuscito perfettamente, ma adesso 7 anni dopo con l'età che avanza mi rendo conto che in modalità handheld leggere l'azione non è poi così semplice, con uno schermo così piccolo i controlli comunque, se avete le mani grandi, sono un po' fanno rattrappire le dita. È giocabilissimo, però tenete conto insomma che magari non è proprio la sua natura migliore, quella della console portatile, almeno su Switch. Inoltre se poi lo mettete in modalità
fissa dock, a quel punto però perdere tutto il vantaggio rispetto alle altre versioni e anzi andare a giocare una versione stracastrata rispetto a quella presente sulle altre console, che probabilmente viene a costare anche meno. Quindi valutate bene se giocarlo qui o meno. Per me si tratta comunque di uno di quei porting che possiamo definire miracolosi, soprattutto Doom Eternal, e quindi è validissima come alternativa, però prendete sempre in considerazione che state giocando un FPS su Switch con tutti i suoi pro e contro. Lost in Random ve lo consiglio molto spesso, è un action adventure fighissimo, con uno stile grafico che ricorda un po' le produzioni di Tim Burton, questo cartoon grottesco molto molto azzeccato. Lo studio, che è Zoink Games, ha un pedigree di tutto rispetto, sono gli stessi autori di Fe, è un action tridimensionale e anche un sistema di combattimento non profondissimo, però se un altro particolare, insomma è un'esperienza che si allontana da quello che è un po' il template degli action in tre dimensioni. Io ve la consiglio se volete passare anche un buon tempo, perché un giocatore medio ci mette circa 12 ore e mezzo a terminare la storia principale. Molto divertente, molto carino, costa una sciocchezza, va spesso in sconto, ma a così poco non si è mai visto, 3 euro, per me è un acquisto obbligatorio. Se vi piacciono invece i collectathon vecchio stampo, New Super Lucky's Tale è un platform in 3D proprio puro, con una mascotte antropomorfa, come è da tradizione, perché negli anni 90 questo era l'imprinting. Non è assolutamente un gioco che innova il genere, non lo rivoluziona né tantomeno lo rinnova, però è comunque un titolo molto competente, divertente, soprattutto, e questa è la cosa fondamentale, e spensierato, insomma, se vi piace il genere può tenervi impegnati per 6-7 ore, insomma, che passano con leggerezza, non ci sono picchi di difficoltà assurdi, almeno che io ricordi. Non mi ricordo se l'ho giocato su Switch o su Game Pass, però comunque è straconsigliato, soprattutto se siete affezionati a quell'era del platforming. I Takes Two, non lo so, su Switch non lo giocherei, anche se è un grandissimo titolo da provare, soprattutto in multiplayer. Tra l'altro ha quella cosa che può essere acquistato solo una volta e poi può essere giocato da due utenti contemporaneamente online, quindi potete steccarvi l'acquisto, come si dice a Roma, e pagare circa 10 euro a testa, però diciamo che la versione Switch forse non è la migliore in circolazione. Il gioco di Zumba forse è perfetto per rimettersi in forma in vista dell'estate, soprattutto dei sensi di colpa dettati dal post vacanze natalizie. Nobody Saves the World, ve ne parlo spesso, questo è il prezzo più basso di sempre, per me 9,99 è un super affare, un action RPG fuori di testa, fatto dagli stessi autori di Guacamelee, molto grindoso, non so bene come si dice, dove sostanzialmente si impersona questo protagonista che non ha nessuna caratteristica, ma la cui capacità, il cui superpotere è quello di assumere forme diverse, e a ogni forma poi corrispondono determinate abilità e determinati skill tree che si possono poi approfondire tramite un sistema di punti esperienza e cose del genere. Insomma, un po' il manuale base dell'action adventure, però questo dell'action RPG, scusate, però questo lo fa con stile, un stile grafico pazzesco, ricorda un po' i cartoni animati americani degli anni 90, inizio anni 2000, e un gameplay frenetico, c'è anche il multiplayer se non sbaglio, sì, a due giocatori online e offline. Ve lo straconsiglio, non lo scontavano da un po', e se poi vi piace al momento è scontata anche l'espansione, però non so di quanto. Schoolgirls Second and Core, anche questo ve lo consiglio se vi piacciono, innanzitutto se vi piace l'estetica anime, e se vi piacciono i picchiaduro in 2D. Io questo qua non l'ho mai provato, ma si tratta di un picchiaduro indie che è un po' una via di mezzo, che può attirare i giocatori sia interessati allo storytelling, sia quelli invece interessati ai picchiaduro 2D belli tecnici. Ecco, questo qua è uno di quei classici esempi molto di nicchia, fatto da appassionati per appassionati, e questo Second Encore in realtà è semplicemente una versione rivista e corretta del gioco che uscì, mi sembra, a inizio anni 10, 2012, qualcosa del genere, e quindi è un po' la versione definitiva che è stata pubblicata su Switch qualche annetto fa, e adesso viene venduta a 2,49€, insomma, se vi piacciono i picchiaduro prendetevi anche il rischio di buttare 2,49€, male che va trovate un titolo che esteticamente non vi convince. Questa è un po' la riga dei picchiaduro, perché abbiamo anche Mortal Kombat 11 al prezzo più basso di sempre, giustamente a 11€, però di questa conversione non ne ho sentito parlare un gran bene, quindi magari fossi in voi la eviterei.
c'è la Dragon Ball Fighters Ultimate Edition che dovrebbe costare 104 euro, minchia, però adesso scontata a 13 euro e in realtà il gioco base di solito si trova veramente a pochi spicci, tra l'altro questa versione la scontano sempre così tanto, quindi non mi sembra niente di che. Vabbè, includerà tutte le Deluxe Edition, tutti i Fighters Pass eccetera eccetera. Il gioco è molto figo, su Switch gira pure decentemente, se cercate un bel picchiaduro 2D tecnico ma anche spettacolare da vedere, forse il miglior picchiaduro di Dragon Ball. Oddio, no, non lo so, non mi voglio sbilanciare perché i Tenkaichi non li conosco così bene, però di sicuro uno dei migliori, non a caso dietro c'è Arc System Works, non certo gli ultimi arrivati. Prezzo, insomma, non dei più competitivi, però se include tutti quanti i DLC, perché no? Persona 4 Arena Ultimax è un altro grandissimo picchiaduro 2D, tra l'altro storia assurda. Qualche anno fa sono finito a Londra a partecipare all'anteprima stampa di questo gioco, quindi lo conosco anche bene. Tra l'altro, se vi piace se vi è piaciuto Persona 3 e Persona 4, questa versione Ultimax o Ultimax racchiude due storyline che sostanzialmente mettono in... Attenzione, si è svegliata Godzilla. Mettono in relazione due universi narrativi e ci sono insomma dei punti di contatto molto interessanti. Sono un po' delle storie ponte tra il 3 e il 4. E insomma, per gli appassionati ci sta la grandissima, tra l'altro, grande presentazione grafica, anche questo fatto da Arc System Works, quindi come al solito una garanzia per quanto riguarda i picchiaduro in 2D. Invece un consiglio che non vi do mai, ma voglio darvi questa volta, è Unruly Heroes, che è praticamente un gioco che non conoscevo minimamente, fatto da Magic Design Studios. Ma chi sono questi? In realtà sono gli autori anche di Have a Nice Death, un gioco che è uscito recentemente, ma questa qua è la loro prima produzione. Sono tutti ex dipendenti Ubisoft che hanno lavorato anche su titoli come Assassin's Creed, ma soprattutto Rayman. Ed effettivamente questo Unruly Heroes è proprio un platform 2D con quello stile grafico proprio inconfondibile che sembra un po' un dipinto a mano in due dimensioni, molto molto interessante. Ho letto le recensioni, ne parlano tutti quanti molto bene, ed ha la particolarità che ha un gameplay sbilanciato verso l'action e soprattutto la possibilità di switchare in tempo reale tra 4-5 personaggi, adesso non ricordo il numero, ognuno con le sue abilità specifiche, e si può giocare multiplayer da 1 a 4 giocatori. Insomma, per il prezzo di 5,99 secondo me è da tenere in considerazione, anche perché non credo ne esista una versione fisica, quindi non vi vede neanche col rimpianto di aver missato l'edizione su cartuccia. Cocoon, attenzione, 18 euro è un buon... addio polpetta. 18 euro è un bel prezzo, soprattutto se non avete il Game Pass. Io l'ho giocato su Game Pass e vi dico, ci può stare spendere 18 euro per un titolo del genere, ma ve ne ho parlato già nell'ultimo video, insomma, soprattutto l'avrete visto nella top 10 del 2023 di tantissimi content creator, un gioco su cui forse non ha senso spendere ancora paroloni su paroloni. Ve lo consiglio, capisco però che magari come investimento non è proprio dei più economici in assoluto. 18 euro comunque è un gioco che si completa tra le 5 e le 10 ore, non di più, quindi valutate voi. Prezzo più basso di sempre per Kakarot Dragon Ball Z, ovvero l'action RPG dedicato al mondo di Dragon Ball e anche al suo DLC. Non so perché questo è in rosso da un certo punto in poi, chissà, boh. Gioco carino, non so bene come funzioni la conversione su Switch, anche perché si tratta di un open world in tre dimensioni. Io ho paura che qualche sacrificio sia stato fatto, quindi in caso informatevi se effettivamente valga la pena giocarlo su Switch o meno, se i compromessi da affrontare non siano eccessivi. Sbam, il bundle di Axiom Verge 1 e 2 a 14,39, questo è da comprare assolutamente, anche se avete giocato a uno dei due, perché vi prendete per un prezzo budget due dei migliori Metroidvania degli ultimi anni. Di Axiom Verge ve ne ho parlato fino allo sfinimento, prendetelo assolutamente perché insomma merita la grandissima, soprattutto se siete innamorati dell'estetica a 8-bit. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto?
Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi, ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Resistete alla tentazione di buttare 50 euro sulla Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, la conversione su Switch fa schifo, invece prendete in considerazione Bomb Rush Cyberpunk, 31,99 è un prezzo interessante, su Amazon l'edizione fisica sta a 41 euro, forse è ancora un po' troppo, infatti io sto aspettando che cali leggermente di prezzo. Ne ho sentito parlare un gran bene, è l'erede spirituale di Jet Set Radio o Jet Grind Radio, dipende se lo avete giocato in America o meno, però è soprattutto un titolo che modernizza non tanto l'estetica, perché l'estetica di Jet Set è ancora attualissima, quanto il gameplay, perché sono sicuro che rigiocare magari oggi il titolo apparso su Dreamcast, magari uno se lo ricorda più bello di quello che era effettivamente, magari non è invecchiato benissimo come tutti gli arcade sperimentali dell'epoca. Però di questo Bomb Rush Cyberpunk ne ho sentito parlare un gran bene e quindi ve lo straconsiglio. Certo, 31 euro non sono pochi, ma a meno di così per ora non si trova. Evitate assolutamente Mortal Kombat 1. Attenzione a Chance of Sinar o Sennar, questo non penso esista un modo corretto di pronunciarlo. Allora, di questo pure ho sentito parlare un gran bene, per me il prezzo è ancora leggermente troppo alto, però è uno di quegli indie super sperimentali che secondo me potrebbero fare al caso di qualcuno. In questo caso non vi deve interessare più di tanto che lingue supporta, oddio no, forse un po' sì, però vabbè, la premessa del gioco è quella che siete una sorta di esploratore che si ritrova in un posto dove non conosce la lingua e sostanzialmente deve imparare a parlare questo nuovo idioma e niente, tutto il gioco consiste, è un grandissimo puzzle semantico, perché bisogna iniziare a capire i simboli a quale parola corrispondono e quindi piano piano si aggiungono dei pezzi di vocabolario, osservando l'ambiente si fanno delle supposizioni su cosa significa ogni singola parola e niente, la storia poi si scopre e si sviluppa proprio in questo modo. Ne ho sentito parlare un gran bene, è un concept molto particolare, non è un gioco d'azione chiaramente, però se vi sentite di fare questo investimento, secondo me potrebbe valerne la pena. Poi qui abbiamo, vabbè, uno dei giochi di Suda 51 che consiglio solo ai fan più sfegatati del folle genio creativo dell'autore di No More Heroes e non solo, anche Killer 7, tra l'altro vi prego aridateci Killer 7. Qui abbiamo una serie di titoli che non conosco, alcuni sono abbastanza intriganti dalla copertina, però mai fidarsi di quello che poi è l'eShop, quindi io il consiglio, ecco, questo anche un consiglio che vi do in generale, The Plane Effect vi interessa o comunque attira la vostra attenzione, ci cliccate e già come prima cosa potete vedere che non ci sono recensioni su Metacritic né degli utenti e su OpenCritic ha una media piuttosto bassa, quindi insomma bisogna informarsi un pochino prima di procedere a un acquisto a occhi chiusi. Lo stesso discorso si può fare per titoli anche più di richiamo come Vampire the Masquerade, cliccandoci vediamo che insomma è un gioco abbastanza da evitare, quindi non c'è neanche motivo di perderci più di tanto tempo sopra. Quindi andando avanti ci sono un po' di simulatori. Tra l'altro questo è Flight Simulator Tarocco, bellissimo, e cercano proprio di ingannare il pubblico che si aspetta di trovare la produzione di Microsoft. Session era un gioco di skate interessante, ma immagino che su Switch faccia abbastanza schifo, infatti così le mie paure sono state confermate. Abbiamo altri simulatori. Abbiamo, come vi dicevo, l'espansione di Nobody Saves the World. Magari provate questi giorni il gioco base, se vi interessa datevi una mossa e prima del 14 compratevi anche l'espansione.
Oh, e qui poi abbiamo una cosa molto interessante, perché iniziano a scontare, dopo praticamente 2 mesi dall'uscita, le versioni singole dei tre Metal Gear presenti, dei tre Metal Gear Solid presenti all'interno della Master Collection Volume 1. Se non vi volete prendere il pacchetto completo, che vi viene a costare una 60ina di euro più o meno, e le cui conversioni poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, potreste pensare di investire 16 euro su un episodio singolo, che sia il primo, il secondo o il terzo. Per me sono tre giochi che vanno giocati tutti e tre assolutamente, possibilmente in ordine di pubblicazione. Potete così colmare una lacuna altrimenti abbastanza importante. I Metal Gear sono passati ormai 30 anni più o meno, però sono giochi che vanno giocati assolutamente. Ecco, vi avrei voluto consigliare Downpour, ma in realtà questo qua è il DLC di Rainward. Rainward è un gioco che sto tenendo d'occhio da un sacco di tempo. Penso anche di averlo riscattato in un qualche bundle, tipo Humble Bundle. E questo è uno di quei giochi, diciamo, hardcore al 100%, ma da una premessa assurda. C'è questa sorta di ecosistema che vive all'infuori del giocatore, un ecosistema ostile. Noi interpretiamo questo animaletto che non saprei dire bene che specie è. E niente, deve muoversi in questo ecosistema fatto di prede e predatori, tra l'altro con un sistema di movimento che mi ricorda veramente i cinematic platform anni 90, e è generato tutto quanto proceduralmente, ma credo anche i movimenti, le animazioni dei mostri, una cosa molto molto particolare. È difficile da spiegare, ma guardando il footage potete farvi un'idea di quello che è il gioco. E sostanzialmente viene riconosciuto come uno dei giochi più difficili degli ultimi 10 anni, ed è una produzione mastodontica, nonostante poi sia alla fine sostanzialmente una produzione indie. Quindi da tenere d'occhio, però state attenti, perché adesso veramente scontato, al prezzo più basso di sempre, non c'è il gioco base, ma c'è il DLC, l'espansione, che comunque immagino richieda prima l'acquisto del titolo completo. Detto questo, ragazzi, ci sono tantissimi altri titoli, ma che sinceramente non conosco, e sospetto che molti di questi siano un po' delle sole, tipo Plastic Duck. Attenzione, però su Metacritic gli utenti gli hanno dato 8.7, ecco, questo simulatore di paperella da bagno vorrebbe essere in realtà un capolavoro che nessuno conosce. Quindi come bonus, vediamo soltanto, vi do qualche altro consiglio. Se c'è qualcosa che magari non è al prezzo più basso di sempre, ma che comunque vale la pena prendere in considerazione, ecco, magari The Talos Principle non è uno di quei giochi che vi consiglio sempre. Grandissimo puzzle game dalle grandi implicazioni filosofiche, fatto tra l'altro dagli autori di Serious Sam, non so quanti di voi si ricorderanno di questa storica serie, di cui tra l'altro è da poco uscito il seguito, ed è una delle esperienze più interessanti dell'ultimo decennio, più che altro. E ve lo consiglio caldamente. E consiglio bonus, su cosa chiudiamo? Loop Hero è un grandissimo indie. A Short Hike, vabbè, è l'indie che ormai consigliano tutti quanti. La Castlevania Collection, tre grandissime Metroidvania al prezzo di neanche uno di mezzo. Ecco, non ve lo consiglio mai. Andate di Kaze and the Wild Masks, un platform che per l'estetica non mi ha mai convinto, ma che in realtà è un grandissimo omaggio a Donkey Kong Country, e proprio a quel modo di concepire il game design, il level design. Si vede che è proprio una lettera d'amore alle produzioni Rare, ed è uno di quei giochi di cui forse non si parla abbastanza, e mi sento in questo anche un po' colpevole, perché veramente ogni volta riguardo questa thumbnail e penso sempre no, non vale la pena, e invece sarà pure un po' l'estetica semifurri che un po' mi allontana. E invece, ragazzi, è un grandissimo platform, mi sento di consigliarvelo, e soprattutto secondo me possiamo fermarci qui, perché vi ho dato dei consigli un po' diversi dal solito, però comunque di titoli meritevoli ce ne sono parecchi, e spero di avervi messo la pulce nell'orecchio e di avervi suscitato l'interesse necessario per buttare i soldi, ancora altri soldi, sull'eShop. Oppure, se avete altri consigli, altri suggerimenti, altre suggestions, vi aspetto nei commenti. Sono tantissimi i titoli che non conosco, che abbiamo ignorato in questo rapido excursus, quindi vi aspetto nei commenti se avete altro da aggiungere o delle chicche, delle hidden gem da segnalare, oppure
se volete tenere lontani gli altri utenti da degli acquisti che magari sulla carta sembrano degli ottimi affari, ma poi in realtà per un motivo o per un altro, magari perché su Switch la conversione fa schifo, magari perché poi il gioco non è tutto sto granché, fatecelo sapere nei commenti. Vi aspettiamo a braccia aperte. Io ho detto tutto, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, mentre la mia voce sta sparendo e questo non è un buon segnale. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, noi ci vediamo al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Deku, Michele Deals, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nintendo ha fatto partire una nuova ondata di sconti.